Oggi, 27 gennaio, è il giorno della memoria. Oggi, 75 anni fa, le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, la più feroce macchina della morte nazista. Oggi, 75 anni fa, aveva fine il genocidio degli ebrei e la folle idea di imprigionare e uccidere 6 milioni di persone perché ritenute inferiori. Oggi però, 75 anni dopo, la storia non è ancora finita, perché di campi di concentramento, oggi, è ancora pieno il mondo. Ci sono campi di concentramento in Corea del Nord, circa una ventina, di cui 6 Kwangli So, in cui sono detenuti i prigionieri politici, senza processo e senza una data d'uscita, spesso con la sola colpa di essere parenti di altri presunti dissidenti. All'interno dei Kwangli So, i prigionieri sono schiavi denutriti che spaccano pietre e trascinano tronchi di legno dalle 4 di mattina alle 8 di sera, che dormono su assi di legno, in baracche non riscaldate, dove d'inverno la temperatura raggiunge i meno 20 sotto zero, che quando muoiono vengono sepolti nudi, perché la loro uniforme serve per il prossimo prigioniero. Nei Kwangli So, in Corea del Nord, vivono dalle 80.000 alle 120.000 persone. Ci sono campi di concentramento anche in Cina e si chiamano Laogai. Nei Laogai vengono detenuti prigionieri politici, donne e uomini appartenenti a minoranze etniche come i tibetani, i mongoli e gli uiguri. Nei Laogai i prigionieri lavorano 18 ore al giorno e sono puniti con la denutrizione o la tortura se solo rallentano i ritmi di lavoro. Nel 2006 centinaia di migliaia di fedeli della setta Falun Gong furono imprigionati solo perché rifiutavano di convertirsi. Diverse testimonianze parlano di esecuzioni sommarie ed espianto di organi su persone vive, anche se il governo cinese ha sempre negato queste accuse. Si stima che oggi, in Cina, ci siano circa 1.045 Laogai e vi siano rinchiuse 8 milioni di persone. Ci sono campi di concentramento a Myanmar, in Malaysia e in Bangladesh, dove vivono i Rohingya, una minoranza etnica musulmana a cui il governo birmano non ha concesso la cittadinanza e che ha successivamente perseguitato. Circa 100.000 tra loro vivono ancora a Myanmar, in campi per sfollati costruiti sopra i loro villaggi distrutti, circondati dal filo spinato. Circa 150.000 vivono in Malaysia, dove vengono arrestati come migranti irregolari e detenuti in prigioni sovraffollate e malsane, senza alcuno status legale. 900.000 rifugiati Rohingya vivono infine in Bangladesh, a Cox's Bazar, nel campo profughi più grande del mondo. Alcuni di loro scappano in Australia, ma anche lì ci sono campi di concentramento. Sono le isole di Christmas, Nauru e Manas, in cui vengono spediti i migranti irregolari intercettati dalla Marina australiana. In queste colonie penali, i migranti vivono in condizioni di completo isolamento sociale e giuridico. Le condizioni sanitarie sono tali che l'isola di Nauru, qualche anno fa, è stata completamente evacuata per ragioni mediche. E ogni anno si contano decine di suicidi tra i detenuti. Su Christmas, Nauru e Manas sono detenute circa 2.000 persone. Ci sono campi di concentramento anche negli Stati Uniti d'America di Donald Trump, come quello di Clint, in Texas, a pochi chilometri da El Paso e dal confine messicano, dove nel 2019 sono stati rinchiusi 250 minori non accompagnati, in condizioni disumane, costretti a dormire sul pavimento, a lavarsi ogni 3 giorni, senza dentifricio né sapone, senza alcun programma di istruzione, in condizioni di emergenza sanitaria. 250 bambini in condizioni disumane negli Stati Uniti d'America. Ci sono campi di concentramento in Turchia, dove vivono circa 3,6 milioni di profughi siriani. Sono lì perché l'Unione Europea ha promesso al presidente turco Erdogan 6 miliardi di euro all'anno, la ripresa dei negoziati per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea e la libera circolazione dei turchi in Europa. Questo nonostante in Turchia, dopo il golpe fallito del 2016, il presidente Erdogan abbia incarcerato oltre 64.000 persone, 150 giornalisti e 9 parlamentari filocurdi. E questo nonostante diversi osservatori internazionali abbiano più volte denunciato
le condizioni disumane dei campi profughi turchi, del loro sovraffollamento, della totale mancanza di assistenza medica e legale. Bambini, adolescenti e donne abbondano anche nei campi di concentramento in Libia, 20 dei quali attorno alla città di Bani Walid. È lì che vengono rinchiusi i migranti dell'Africa subsahariana, quelli che sognano l'Italia e l'Europa, e che l'Europa e l'Italia si premurano affinché lì restino. Lì, dove gli uomini sono torturati e le donne sono stuprate di continuo, e ogni singolo prigioniero diventa un'arma di estorsione e ricatto per parenti lontani, costretti a pagare affinché i loro affetti rimangano in vita. Chi sfugge a quei campi, se non naufraga prima, arriva in Italia. E anche da noi, in Italia, ci sono campi di concentramento. Hanno nomi diversi, CIE e CPR, ma non sono nient'altro che quello. Strutture di detenzione in cui i migranti sono rinchiusi in attesa di essere identificati ed eventualmente rispediti all'inferno contro la loro volontà. Sono circa 45.000 i migranti detenuti in questi campi di concentramento, una cifra tra le più alte di tutto l'Occidente. E scusate se ce ne siamo dimenticato qualcuno, se non parliamo di Iraq, di Siria, dei paesi dell'Asia centrale, della Repubblica Centrafricana, dell'Eritrea. Pensateci però, pensate che mentre noi ricordiamo gli orrori di 75 anni fa, ci sono milioni di persone che questa mattina si sono svegliate vivendo lo stesso identico orrore. E l'hanno vissuto ieri e lo vivranno domani. Nel giorno della memoria, ricordiamoci anche di loro.